Nuova puntata e oggi per parlare della trimestrale di Eni che è uscita ieri. Un'occhiata veloce, una pillola breve per commentare i risultati della trimestrale. Bene o male, mi aspettavo questi dati disastrosi come della logica delle cose. Sappiamo la situazione del petrolio in questo momento, che è praticamente in mano alla speculazione finanziaria, a una guerra fredda tra i vari produttori, e cioè l'America in primis e poi l'Arabia Saudita e la Russia. Vedremo alla lunga chi cederà per primo. Fatto sta che già Trump un'idea l'ha subito messa in campo, cioè ha incominciato a minacciare l'Iran. Perché nella sua testa non faceva stare tranquilla le proprie navi dentro ai confini dell'Iran. Ma quello che, o meglio, in territorio iraniano, chiaramente nelle acque dove ci sono. C'è anche delle navi iraniane, quindi in quel territorio lì, a confini, in quel mare lì, si sta avendo anche lì un piccolo conflitto su chi alla fine comanda quei territori lì. E chiaramente è tutta, secondo me, un artefatto per cercare in qualche modo per far aumentare il prezzo del petrolio. Alla fine Trump non è che ha tante chance sotto questo punto di vista, quindi si dovrà inventare una piccola guerra, secondo me, se la inventa, oppure qualche altra cosa. Io mi posso immaginare, per esempio, che ormai ci sono questi distaccamenti di milioni di barili di petrolio che vengono prodotti e vengono stoccati in grandi capannoni, mettiamoli così. E pensate un po' cosa può succedere. Stiamo parlando chiaramente di milioni di barili di petrolio, come ho già scritto sul mio profilo Facebook, che ricordo cambiare tutto. Che pensate un po' cosa può succedere se succede, diciamo, un piccolo incendio, una piccola bomba, un piccolo attentato. Mettiamola sotto questo punto di vista, che basta un qualcosa per far sì che questi piccoli, grandi capannoni di milioni di barili vengano fatti fuori. Chiaramente non è che sono così all'aria aperta e non sono chiaramente sorvegliati, però in queste situazioni stiamo arrivando a un livello limite, stiamo arrivando al livello di vita tua, morte, vita mia, morte tua, cioè questo è il livello. Ritorniamo su Eni, apriamo però una piccola parentesi. Spero che il microfono nuovo che ho comprato sia decente. Ho comprato un microfono, primo attrezzo dopo la scheda audio. Ho comprato anche il microfono, ecco qui, l'ho toccato. Spero che si è sentito, perché significa che è di buona qualità, se si è sentito il rumore. Ritornando a noi alla trimestrale di Eni, cose positive, cose negative. Vediamo dalle cose negative, che già le avevo annunciato sempre su Facebook, che avevano rivisto il piano inevitabilmente, chiaramente non c'era molto da fare, visto che il petrolio stava scendendo sempre più giù, e hanno dovuto fare alcune cose. Tagliare gli investimenti, la prima cosa che hanno fatto, cioè c'era poco, ma c'è poco da investire, quindi è una scelta che io posso capire. Non chiaramente ho approvato la scelta di un fare i buyback, però alla fine serve liquidità, quindi non era il caso di comprare le proprie azioni, anche se la mia riflessione su queste cose è molto semplice: cioè se non te le compri tu le azioni quando stanno a 6, 7,
7 dollari, 6-7 euro, perché me le dovrei comprare io? Cioè, non è che mi dai praticamente un buon input per comprarmele. E poi c'è stata la conferma del dividendo. Conferma del dividendo, chiaramente, che è un disastro perché non è per niente, cioè non è per niente sostenibile il dividendo di Eni, ma proprio ne, ma non esiste dare un dividendo così, però per varie ragioni, la prima è che per esempio lo Stato ha quasi un terzo di proprietà di Eni, quindi un po' di soldini liquidi gli servirebbero e non è il caso praticamente di tagliarlo, perché taglierebbe le entrate dello Stato, in questo caso servono un po' di liquidità anche al nostro Stato. Poi c'è la questione che quando si taglia il dividendo il mercato non la prende bene, quindi ci sarebbe stato un ulteriore calo. Però anche qui, inevitabilmente, i nudi vengono sempre al pettine, ragazzi. I nudi vengono sempre al pettine. Infatti, De Scalzi ha detto chiaramente: guardate, che se non arriva almeno a 45 euro qua il dollaro, a 45 dollari il prezzo del petrolio, qui c'è poco da fare, dovremo tagliare il prossimo dividendo. Quindi siamo sempre put da capo, cioè tu come se hai un problema e lo rimandi. Comunque il problema non è che si toglie, può essere pure che si ingrandisce quel problema là. Poi può essere che ti va bene e tutto fila liscio e le cose vadano bene, ma io stare sulle speranze non è che sto tanto bene quando mi investono. Quindi il mio outlook su Eni è negativo, rimanendo sul fatto che la mia idea su Eni rimane stabile. Quindi cioè, la confermo Eni nel mio portafoglio, però con outlook negativo, che dal mio punto di vista significa una cosa molto semplice, che alla prossima trimestrale, salvo imprevisti che succederanno in questi 3 mesi, bisognerà prendere provvedimenti se le cose vanno male. Vediamo alla notizia negativa che mi è balza subito all'occhio, cioè quella degli utili. Cioè, gli utili sono calati più di tutti. Cioè, è la cosa che è calata di più, gli utili di Eni. Stiamo proprio alla soglia del guadagno minimo, 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 minimo. Significa che questa azienda sta a guadagnare proprio poco e niente. È già una cosa positiva che guadagna di questi periodi qua. Però cioè io non è che sono molto positivo sulle aziende che non guadagnano, lo sapete già. Quindi se gli utili calano ancora nel prossimo trimestre, ci agiremo di conseguenza, vedremo come sono andate, vedremo le prospettive e sicuramente ci regoleremo di conseguenza se non vedrò segnali positivi sotto il punto di vista degli utili. Questa è la cosa. Gli utili che mi interessano ancora di più dei ricavi, perché i ricavi poi alla fine sono scesi del 25%, però alla fine erano previsti quei cali lì, quindi non è che mi interessa sinceramente più di tanto, anzi rispetto alle previsioni che avevano fatto gli analisti è andato pure meglio come ricavi, quindi non è che mi interessa più di tanto, però gli utili non va bene questa cosa qua. Veniamo invece alle notizie positive. Notizie positive, sono andato a vedere un po' come sono andati gli insider trading di Eni, cioè se qualcuno ha acquistato Eni, chi ci sta all'interno di Eni. E con mia meraviglia ho visto che la Marcegaglia, nonostante avessi dato la notizia la notizia su Facebook che aveva acquistato Eni, dopo ha continuato ad acquistare e ha acquistato praticamente ogni 3 giorni. E ha acquistato sempre a prezzi sempre a calare, praticamente l'ha acquistata a 7, poi 6,5, poi 6,30, quindi più scendeva giù e più ha acquistato. Ottimo segno, ha speso 200, circa 200 mila euro, è davvero un ottimo segno. Ma ancora di più, ottimo segno dopo l'ottimo segno della Marcegaglia,
Lo stesso Descalzi, dopo la Marcegaglia, dopo che ha conquistato la Marcegaglia, il titolo è ancora sceso qui da 6 e qualcosa, e lui ha acquistato in una botta sola, ha acquistato quasi 200.000 euro di azioni, e da lì l'azione ha incominciato a salire. Chiaramente, stai all'interno, forse qualcosa sapevi, non lo so, sinceramente, però. Diciamo che ha fatto un buon affare, Descalzi, acquistarlo a 6 e 20, che non mi ricordo mo la preciso. Forse lo scriverò sul riepilogo del mio profilo Facebook quando vi darò il link del podcast, e vi dirò anche quando praticamente hanno acquistato i Marcegaglia e Descalzi. Quindi queste sono le note positive. Vi ho detto le note negative. Non ci sono grosse novità. Il titolo è stabile. Il titolo c'ha un buon patrimonio. Ha una grossa resilienza. Questa parola mi piace molto. Diciamo che sopravvive anche sui 20 dollari a barile. Quindi stiamo lì, alla fine ci siamo con Eni. Però a noi non ci serve sopravvivenza, ci serve che Eni cresca e faccia degli utili più di quelli che ne ha fatti, perché veramente stiamo al limite, al limite, al limite qui. E ci serve che il dollaro, il petrolio arrivi a 45, come ha detto Descalzi, che deve arrivare a 45 entro la fine dell'anno e deve arrivare a 55 entro il 2021. Quindi avete questi due riferimenti. Non a caso ribadisco quello che ho detto su Facebook: non terrò Eni molto a lungo, perché ho puntato su altri cavalli, ma vi lascio al mio podcast sul nuovo portafoglio ETF. Ecco, questo ho concluso la pillola, è proprio tutto. Vi ricordo, come al solito, che siete sempre sotto il fuoco nemico. Questo già mi ha detto.